Rosa Perrotta con Francesco Monte, Lidia Bella chiarisce. Lidia Bella chiarisce le sue ultime dichiarazioni su Rosa Perrotta e Francesco Monte all'Isola dei Famosi. Lidia Bella ha scelto di rivelare apertamente sui social le reali parole da lei espresse durante la puntata di ieri di Amore a Irline, rubrica del programma Non succederà più di Giada Di Micelli su Radio Radio. L'ex Stefina è stata chiamata in causa per discutere sulle possibili coppie che potrebbero formarsi sull'Isola dei Famosi 2018. Dopo quanto accaduto al Grande Fratello VIP, in cui diverse coppie sono scoppiate, ecco che già di preannunciano delle probabili rotture. Nel frattempo, a Lidia è stato chiesto con chi vedrebbe bene Francesco Monte tra le future naufraghe. La Bella ha, in questo caso, chiesto se poteva fare il nome di donna fidanzata o solo di una single. Ebbene, Lidia ha nominato Rosa Perrotta, per cui nutre una grande stima. Ed ecco che si è così creato il caso. Molti sono convinti del fatto che la Bella abbia preannunciato la nascita di questa storia d'amore, mettendo da parte Pietro Tartaglione, attuale fidanzato di Rosa. Ora Lidia ha scelto di chiarire bene la situazione, rivelando le esatte parole da lei pronunciate. Francesco Monte e Rosa Perrotta, Lidia Bella fa il punto della situazione. Lidia ha così rivelato la verità su quanto accaduto ieri in radio. La gemella Bella ha affermato di essersi abituata a vedere titoli che riescono solo a farla ridere. Nonostante ciò, ci tiene a chiarire la questione. Durante il programma, le è stato chiesto con chi avrebbe visto bene Monte tra le varie naufraghe. A questo punto, la Bella ha chiesto se questa domanda valeva sia per le donne single che per quelle fidanzate. La risposta è stata sì. Ed ecco che rivela il reale motivo per cui ha fatto il nome della Perrotta. Rosa è una bellissima donna, basandomi sul suo percorso a Uomini e Donne lo apprezza moltissimo. È una donna con dei valori e molto forte. Ho fatto il suo nome dato che è la donna più valida di tutte. Lidia Bella spera che Rosa e Pietro Tartaglione continuino a stare insieme. Dunque, Lidia non ha preannunciato la fine della relazione di Rosa e Pietro e ne spera di vedere l'ex tronista a fianco di Monte. È ovvio che io spero che questo non accada mai, anche perché Pietro, il fidanzato, mi piace molto. Li vedo bene insieme, sono molto complici. E infine, chiarisce, noi più che altro stavamo fantasticando.